Un intervento chirurgico multidisciplinare ha praticamente salvato la vita a Francesco. Il piccolo, dopo 40 giorni di ricovero presso l'unità intensiva neonatale del Santa Maria della Misericordia di Perugia, è stato dimesso. Il bambino era nato con una malformazione che aveva causato un danno molto serio all'apparato cardiovascolare. Il piccolo, dopo una gravidanza regolare, era nato e pesava 3,9 kg, ma ai controlli ha presentato un distress respiratorio, un problema causato da un'ernia del muscolo diaframmatico, una diagnosi che non ammetteva alternative. Francesco avrebbe dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico. Una malformazione molto rara, con un'incidenza epidemiologica di un caso ogni 5.000 nati. Il neonato non poteva essere spostato dal reparto e l'equipe, composta da chirurgi pediatri, anestesisti e neonatologi, ha deciso di eseguire l'intervento all'interno dell'unità intensiva neonatale. E due protocolli chirurgici possibili. Il primo una protesi, l'altro la ricostruzione del muscolo diaframma che separa l'addome dalla cavità toracica. Il primo intervento non avrebbe garantito il normale sviluppo del bambino, il secondo presentava un coefficiente di insuccesso molto alto. Non ci hanno pensato più di tanto e i medici del Santa Maria della Misericordia hanno deciso per la seconda soluzione. 4 ore di intervento e più di 2 settimane per sciogliere la prognosi, con un monitoraggio di 24 ore su 24. Ora Francesco nelle braccia di papà Giuseppe e mamma Maria Letizia, che non finiscono più di ringraziare Dio di averli messi nelle mani degli scienziati di Perugia.